Buonasera a tutti, benvenuti, bentornati in una nuova puntata con Giorgio Arfaras. Questa volta parliamo niente poco di meno che di Mediobanca. Come dicevo a Giorgio prima che iniziasse la trasmissione, praticamente stasera parliamo della Spectre, ma di quella vera, non di quella inventata da Ian Fleming. Ok, per chi e a una certa età e si ricorda ancora cos'era Mediobanca, era appunto una struttura abbastanza strana, abbastanza singolare, dotata di infiniti poteri e di infiniti misteri. Giorgio, oggi insieme a noi ci racconterà un po' meglio cos'è stata davvero e quali funzioni ha svolto e perché è stata importante. E questa cosa serve, a parte così il piacere di sapere che cosa è successo nel passato, serve anche a smitizzare il mondo che fu, perché a molti piace il mondo che fu, in parole difficili, il laudatores temporibus illis, no? Però bisogna sapere perché in realtà anche il mondo meraviglioso di una volta aveva dei meccanismi che se li smonti, diciamo così, si passa dalla poesia alla prosa, no? Lo stesso vale anche per il mondo di oggi, ma non è che il mondo di ieri chissà cosa fosse. La storia di Mediobanca è una storia molto sofisticata ed è la chiave di volta per capire che cos'era un pezzo della Prima Repubblica. Se non si capisce questo, non si capisce la Prima Repubblica, anche, intendo. Allora, si parte dall'Ottocento. Niente meno. 800, primi 900. Tu hai il problema di industrializzarti. Tu Italia, tu Germania. Mentre in Gran Bretagna l'industrializzazione è partita con imprese piccole e medie, autofinanziate, e con dotazione di capitale delle famiglie fondatrici. Negli altri paesi, soprattutto in Germania e come imitazione d'Italia, tu volevi partire, perché eri in uno stadio successivo dello sviluppo economico, con una certa dimensione di impresa. Cioè le imprese dovevano nascere grandi. Il problema è che le imprese che nascono grandi hanno un problema molto serio. Da un lato non hanno un autofinanziamento che le fa crescere se partono piccole, e dall'altro i soci non sono così ricchi da sottoscrivere tutti gli aumenti di capitale necessari. Cioè, tu non è che ti inventi una grande impresa così. E allora che cosa viene fuori? Viene fuori il sistema delle banche miste. Piccola osservazione, questo nonostante quello che pensino oggi molti politici che si possono creare grandi imprese dal nulla, semplicemente perché ci pensa lo Stato. Chiusa parentesi, polemica attuale, Sì, andiamo no, avanti. certo che no. E allora cosa succede? Succede che nasce la banca mista. La banca mista nasce, cioè, diciamo, dove funziona al meglio è in Germania, la banca mista. Infatti, una delle ragioni della preeminenza industriale tedesca è che le imprese tedesche nascevano gigantesche, a differenza di quelle inglesi. Poi gli inglesi, a loro dell'industria, anche se la sono inventata loro, l'industria l'hanno inventata gli inglesi, ma agli inglesi gli piaceva di più la finanza e l'impero. Mentre i tedeschi, i gnocchi, gli piace fare industria. Per fare l'industria partendo da una dimensione elevata avevi bisogno di capitali che ti venivano forniti in diversi modi. Capitali circolanti attraverso i conti correnti verso le banche delle imprese e poi avevi il problema di finanziare gli investimenti in capitale fisso. Quali investimenti in capitale fisso? Potevano avvenire o attraverso la sottoscrizione da parte delle banche delle azioni oppure attraverso l'emissione di obbligazioni che venivano sottoscritte da largo pubblico e questo denaro raccolto con le obbligazioni diventava capitale fisso. Così era la vicenda. Vicenda che ha portato a una forzatura dell'industrializzazione, attenzione, cioè le cose non vanno sempre. Non vanno giudicate col punto terminale con la crisi, ma con tutta la crescita antecedente. Uno potrebbe benissimo dire, per fare un paragone con l'oggi, che face Bock,
ha perso il 30-40% in borsa, ma se, ci si dimentica che 3 miliardi di persone sono collegate con Facebook. Quindi attenzione a dire, a prendere un fotogramma e col fotogramma giudicare il film. Questo sistema ha consentito all'Italia di industrializzarsi anche. E qui c'è una cosa che potrebbe essere carina, che io racconto per favorire i nemici del liberismo, con 7B, liberismo, perché più o meno verso la fine dell'Ottocento c'era la polemica se l'economia italiana potesse industrializzarsi o meno. Anche i liberisti inglesi, guidati da un certo Cobden, sostenevano che l'Italia non aveva bisogno del carbone dell'industria perché il carbone dell'Italia era il suo sole. No? Quindi della serie tu fai la pizza, suoni il mandolino e inviti le tedesche a Rimini a ballare, e questo è il destino italiuto. Naturalmente gli italiani che volevano industrializzarsi sono offesi a morte con la storia di questo Cobden, liberista, che sostanzialmente era un liberista nel senso che difendeva la preminenza industriale inglese perché tutti gli altri dovevano essere pizzaioli, poi alla fine, grappa grappa. Comunque, fatto sta che ci si riesce a industrializzarsi. Poi, per una serie di ragioni che partono con la fine della guerra, prima, e quindi con la riconversione di tutto il sistema industriale da industria pro-militare pesante, vengono fuori delle situazioni di crisi che sono, diciamo così, non gestibili, perché le banche avevano, a fronte di depositi a vista, quindi richiedibili in ogni momento, delle esposizioni a lungo termine. Quindi tu avevi un'esposizione a lungo termine a fronte, quindi un attivo a lungo termine a fronte di un passivo a breve termine. E questa cosa qua certamente creava dei problemi, perché nel momento in cui il tuo attivo non funzionava, perché queste industrie erano in crisi, si dovevano riconvertire, solo la più famosa era Ansaldo, no? Si dovevano riconvertire, fare queste robe qua, tu avevi un attivo che andava male, e questo attivo era finanziato da un passivo che poteva essere in ogni momento, diciamo così, ritirato, perché erano depositi a vista. E così via andando. In più, mettiamo la società dove le banche erano esposte andava male, e questi qui, per farla andare meglio, come banca sottoscrivevano le azioni. A questo punto si squilibravano ancora di più, perché avevano un attivo lungo contro un passivo breve, e in più sottoscrivevano il capitale di rischio di aziende che immediatamente non andavano bene. Quindi grande crisi, quella degli anni 30. Grande crisi che in Italia porta alla costituzione dell'IRI, che è un fenomeno molto interessante da un punto di vista sia economico sia politico. Da un punto di vista politico, economico perché salva il sistema, in breve. Politico perché poi questi che formano queste società non sono fascisti. Beneduce è un socialista, sua figlia si chiama Idea Socialista, in Beneduce, che sposa Cuccia, cioè voi immaginate sposarsi uno che si chiama Idea Socialista, di quello che è il presidente dell'IRI, nominato da Mussolini, perché era considerata una persona al di sopra di ogni sospetto e di ogni corruttela possibile e immaginabile. Quindi tu ti sposi la figlia di uno così, che immaginati l'Edipo che ha, e che cosa cazzo devi combinare tu per piacere a questa qui, povero Cuccia, questa è la sua vita personale. Ma per tornare al discorso precedente, sono più o meno tutti così. Il fondatore della siderurgia è un certo Senigallia, come si capisce dal cognome, pure giudio, e quindi tu hai questo mondo di socialisti, massoni, massoni soprattutto, e così via, che tenta la modernizzazione dell'Italia. E la cosa interessante è che gli viene dato lo spazio per farlo, attenzione. L'idea alla nascita dell'IRI è che salvava il salvabile e poi tutto tornava a essere privatizzato. Poi, per come sono andate le cose, con la guerra e nel dopoguerra non è stato privatizzato nulla e tutto quanto è rimasto nella pancia dell'IRI, fra cui le BIN,
Banca, acronimo, Banca Interesse Nazionale, che sarebbero la Banca Commerciale, il Credito Italiano e il Banco di Roma, o la Banca di Roma, non mi ricordo come si chiamava in origine, perché poi ha cambiato nome 23 volte. Queste banche erano dell'IRI perché erano state salvate. Ora, cosa succede? Che però tu avevi ancora il problema di forzare gli investimenti in Italia. Quindi vedete che la storia della Spectre non è una storia banale, una storia seria. Tu hai il problema di forzare gli investimenti per industrializzare il paese. Ora, come fai a farlo? Evitando gli errori del passato. Ecco che nasce Mediobanca nel 1946. Chi è la mente di Mediobanca? Lui, lo sposo di Idea Socialista, Beneduce Incuccia, con come sponsor maggiore Matioli, della Banca Commerciale. Qual è la differenza tra Mediobanca e il sistema precedente? Non ha questa diciamo divaricazione fra crediti a lungo termine e depositi a breve, perché non ha depositi a fronte di crediti a lungo termine, ma ha impegni a lungo termine a fronte di impegni a lungo termine, cioè con l'emissione di obbligazioni finanzia le imprese che vogliono investire. In più ha una dotazione di capitale proprio sufficientemente elevato per sottoscrivere capitali delle imprese con cui lavora in modo equilibrato, non c'è squilibrio. Cioè loro hanno, per dire, 100 euro di patrimonio e investono non più di 100. Hanno esposizione, questo attraverso le azioni, attraverso le obbligazioni hanno un'esposizione, attraverso gli investimenti fatti, finanziati con le obbligazioni sono a lungo termine. Quindi tu hai lungo termine, lungo termine, lungo termine, lungo termine. E quindi viene rotta la maledizione della banca mista, che era quella di avere uno squilibrio strutturale. Quindi, se le imprese fossero fallite, a fronte del fallimento, tu avresti avuto comunque abbastanza capitale di rischio in aziende non fallite e comunque le tue obbligazioni erano ripagabili nel lungo termine, quindi si poteva sempre fare qualcosa. Nasce così. Le obbligazioni, chi è che le pizza in giro? Scusate il termine. Chi distribuisce il reddito fissa? Le obbligazioni chi li pizza, in linguaggio corrente. La rete delle BIN, e cioè lei sottoscriveva, tu sottoscrivevi la tua obbligazione di Mediobanca attraverso la rete delle agenzie delle tre banche di interesse nazionale. Quindi Mediobanca non aveva nemmeno una rete commerciale, con tutti i problemi che ha una rete commerciale di motivazione, racconti, fare, eccetera, Quindi noi avevamo un mondo dove le obbligazioni erano collocate dalle agenzie delle banche di interesse nazionale, che erano le principali azioniste di Mediobanca, e qui arriva la parte interessante, le tre banche di interesse nazionale erano dell'IRI, quindi erano statali, controllate dal potere politico. Ma nel caso della loro partecipazione in Mediobanca non mettevano bocca. Cioè Mediobanca si comportava come se non avesse avuto come azioniste delle banche controllate dallo Stato. Perché? Perché nel dopoguerra c'è una suddivisione del potere. Questo te lo racconta chiunque lo abbia avuto modo di vederlo. Qui siamo nel molesto e cominciamo a entrare nell'aspetto. Allora, ai comunisti e per quel tanto che allora i socialisti pre-Craxi erano, diciamo così, sovversivi, ai comunisti l'opposizione, alla Democrazia Cristiana il governo, non solo il governo, ma anche il governo di tutta la parte dell'economia fatta di piccole e medie imprese, il popolarismo, il localismo, la rava e la fava. Quindi l'opposizione, il governo e il sistema di piccole e medie imprese. E poi c'era il vecchio mondo, che era quello della, diciamo, grande borghesia liberale, chiamiamolo così, che era fatto di grandi imprese, Fiat, Pirelli,
Olivetti, che era governato dalle grandi famiglie, poi specifico cosa vuol dire perché non era così vero, con Mediobanca che era il regolatore di questo sistema e che aveva tutto un suo mondo di legittimazione che erano i grandi giornali generalisti. Quindi tu avevi a sinistra i comunisti, a centro i cattolici e diciamo a destra modernizzatrice avevi tutti quanti gli altri che erano il vecchio mondo liberale che voleva l'industrializzazione, voleva questo, voleva quello. E la cosa funzionava, nel senso che le grandi imprese italiane ricevevano i capitali necessari, ma non ricevevano i capitali necessari, come posso dire, essendo capaci di mantenere il controllo. Cioè non avevano, nonostante tutto questo sistema, abbastanza capitali per controllare, cioè investire e controllare. Allora lì nasce una cosa che è interessantissima, di cui si sa poco. Allora, la prima cosa è più nota, che è quella delle scatole cinesi. Come faceva una grande famiglia industriale a controllare l'impresa? Cioè, la scatola, dove c'erano i soldi della famiglia. La quale scatola? Allora, un'altra scatola sotto, dove la quota della famiglia era minore della scatola di sopra, ma era sufficiente per controllare la scatola di sotto. La quale scatola di sopra? Un'altra scatola ancora. Col sistema delle scatole, tu con una dotazione di capitale modesta riuscivi a controllare il sistema. Naturalmente, se trovavi che ti sottoscriveva tutte le azioni che non avevi tu nelle diverse scatole, ma questo si trovava. Poi, spesso tu raccoglievi i capitali non dando azioni con diritto di voto, da cui nascono le azioni a risparmio non convertibile, che favorivano il controllo con pochi capitali di alcune famiglie imprenditoriali sul sistema industriale sottostante. E poi io un giorno, allora lavoravo in finanza, quindi le cose che vi racconto io le ho viste tutte, cioè non è, come dire, la mia non è una conoscenza di libri, ma come direbbero gli americani di strada, è una conoscenza di strada la mia, non è una book knowledge, ma street knowledge. Allora faccio sta analisi dei bilanci di Montedison, Fiat e Pirelli, non mi ricordo per quale motivo, sulla base della raccolta dei bilanci che fa l'ufficio studio Mediobanca. E lì mi accorgo che il trattamento di fine rapporto, colpo di scena, è un pezzo micidiale del controllo, perché più trattamento di fine rapporto hai, meno capitale devi andare a cercare, sia in forma azionaria sia in forma obbligazionaria. Ma il trattamento di fine rapporto funziona se non tutti vanno via, ovviamente, perché sennò devi tirar fuori i soldi per darli a quelli che se ne vanno, e più la popolazione lavorativa è anziana, cioè più vecchi hai, meno licenziabili sono, più hai una quantità di risorse sufficienti a lenire la debolezza del tuo controllo azionario che passa attraverso le scatolette. A che io dico a degli economisti con cui lavoravo, lavoravo in finanza ma frequentavo gli economisti, e dicevo: ma questa cosa qui è orrenda, è scandalosa. E questi mi dicono: no, perché c'era questa commistione, no? Così, no, è un second best. Perché un second best? Perché in questo modo si mantiene l'occupazione. Azzo, è vero, pensa la mia mente ingenua. E quindi c'era anche una commistione su queste cose qui. Allora, il sistema funzionava così. Pochi capitali, scatole cinesi, azioni a risparmio non convertibile, trattamento di fine rapporto. In questo modo un gruppo ristretto di persone riusciva a controllare l'industria sottostante. Naturalmente è un sistema... Dimmi. No, penso il commento che vuoi fare anche tu, ma si tratta ovviamente di un sistema che funziona, ma è un sistema che è più ingessato di una gamba ingessata fondamentalmente, cioè di più. È completamente fermo e se salta qualcosa succede lì. Salta tutto, infatti, e poi è poco innovativo perché
perché tu non hai. Allora, qui c'è un parallelo che io allora non ero in grado di fare, ma a distanza di 30 anni lo faccio. Quindi diciamo lo faccio col senno di poi, che è la debolezza dell'autocrazia. Perché l'autocrazia è debole? Perché le informazioni vengono raccolte in maniera tale che questi soddisfino le ubbie del gruppo dirigente, cioè si dice a Putin quello che Putin si vuole sentire dire, in sostanza. E questo sistema, cioè che tu non hai un'articolazione di poteri sovrani e indipendenti, che è il problema delle autocrazie, perché le autocrazie, cioè le democrazie sono più lente delle autocrazie nel prendere decisioni, ma si sbagliano di meno perché hanno più voci che fanno parte del coro, e più voci sono contraddittorie, meglio è. Questo sistema era fatto in maniera tale che si dicesse, non si dicessero le cose, tu rimanevi adibito quando lo vedevi. Cioè tu non gli dicevi questa cosa non va, e quindi gli dicevi che tutto andava bene. Cioè tu dicevi ai Putin, che erano i grandi industriali italiani, che in 20 giorni avresti conquistato anche meno l'Ucraina, proprio come Hitler aveva fatto con Parigi, dimenticandosi che Hitler aveva l'industria tedesca dietro, la Wehrmacht, cosa che lì, questa è una barzelletta in gira a Mosca. Qual è la differenza fra Putin e Hitler? Che Hitler aveva l'industria tedesca e la Wehrmacht, e lui non ha né l'una né l'altra cosa. Allora era un sistema così che evidentemente aveva un problema significativo, come quello delle autocrazie, di fantasia, coraggio, eccetera. C'era un'altra cosa ancora che complicava il modello. Il modello era fatto di scatole cinesi, azione e risparmio non convertibile e trattamento di fine rapporto e sistema pensionistico. Siccome tu andavi in pensione, tu alto dirigente, con 10 anni, con la media dei guadagni degli ultimi 10 anni, oppure addirittura con i 5, prima i 5, poi l'ha messo a 10 perché era troppo con 5, no? Cioè tu tutta la vita guadagnavi poco, gli ultimi anni guadagnavi tantissimo, la pensione era legata agli ultimi anni, almeno a 10, no? Cosa succedeva? Che siccome la tua pensione diventava abnorme nell'ultimo tratto della vita, cos'è che facevi nell'ultimo tratto della vita? Dicevi al despota quello che il despota si voleva sentire dire. E poi, questa l'ho vissuta sempre, by street and not by book. E poi cosa succedeva? Succedeva che tu dicevi al despota tutto quello che il despota sa, tu quello che pensavi che il despota desiderasse sentirsi dire, cioè che Kiev è conquistabile in 2 ore. Ma anche il despota aveva un'arma in più, oltre a quella di tenerti in dirigenza per avere la pensione legata agli ultimi 10 o 5 anni, che era quella di farti fare il consulente dopo. Lo conosco casi di persone che, oltre alla pensione collegata alla carriera degli ultimi istanti, era anche diventato consulente. Quindi tu avevi un gruppo dirigente assolutamente autoreferenziale, come nelle autocrazie, perché se no la decadenza italiana... Poi un gioco, voglio dire, c'è quella della politica, c'è questa di quella di qua, ma per parlare della grande industria privata, cioè per fare i nomi, Fiat, Pirelli, Olivetti, Montedison, questi mondi, o capisci questa musica, oppure non si capisce per quale motivo a un certo punto questi mondi non si sono più, diciamo così, rinnovati. Ora, se questo è vero, il problema era quello di occultare questo meccanismo. Cioè tu dovevi fare un tale sforzo per capire come funzionava che alla fine il 99,2% periodo delle persone non lo capiva, e quindi il meccanismo si perpetrava. Andate a vedere com'era il giornalismo economico e lì capisci un altro pezzo della storia del mondo che fu. Il giornalismo economico, allora, diciamo così, per fare una citazione colta, l'Iliade, niente meno. Tu hai Achille e Ettore, i quali sono agiti da degli dei, no, quindi non è che sono dei veri protagonisti, però i veri protagonisti non sono nemmeno gli dei, ma sono è il destino che muove gli dei, cioè la Nank. Allora, andiamo sul giornalismo di allora. Se vi ricordate, solo i vecchietti. Era tutto fatto su grandi eroi, Gardini,
l'uomo che voleva conquistare Chicago, Agnelli, il principe rinascimentale, Olivetti, l'astuto tecnologo. Era tutto così, cioè c'era sostanzialmente, addirittura uscì un numero, credo, di Mondo Economico o del Mondo, in cui, o so, quelle robe là, dove c'era addirittura il ritorno del Rinascimento. Cioè, Lorenzo il Magnifico era uno di questi. C'è un limite. C'è un limite a tutto. Ma era totalmente spudorato. No? Quindi tu avevi l'esaltazione delle figure. Siccome poi i giornali erano controllati da questi qui, tu immaginati la vanità putiniana di leggere le tue gesta sui giornali che dicono quanto sei intelligente. Cioè è evidente che o vai da uno psichiatra, a un certo punto diventi pazzo e prendi sul serio tutto quello che ti viene raccontato. No? Non è diverso dalla televisione di Stato che dice a Putin che lui ha ragione su tutto. Perché tu aprivi il giornale e si diceva quanto sei magnifico, quanto sei bello, quanto sei qui, quanto sei là. Perché il giornalismo economico non funzionasse, era necessario che quelli che lavoravano nel giornalismo economico non fossero, diciamo così, degli acuti analisti. Spesso accadeva che, non so, uno che veniva dalle pagine sportive diventasse giornalista economico, ma poi ci sono anche altri casi, diciamo così, meno eclatanti. Quindi tu avevi questo meccanismo che ho provato a raccontarvi, con in più la legittimazione mediatica di un sistema di riviste e di giornali che raccontava non le imprese come ve le ho raccontate io, ma come l'agito, di eroi omerici. Mentre invece poi quello che è successo è che ha vinto la Nanke, perché nel momento in cui queste imprese non rinnovavano, non innovavano, è arrivata la globalizzazione, la Nanke, è saltato tutto, perché se fossero stati così bravi, invece è arrivata la Nanke. La Nanke, diciamo in termini moderni, sarebbe il processo storico. Tutta sta storia, arrivo alla fine della prima parte, termina con l'anno 2000. Intorno all'anno 2000 questa cosa qui finisce, questo meccanismo, per una serie di ragioni. Essenzialmente, questo è per fare l'apologia della globalizzazione, cosa che invece i nemici del liberismo non capiscono, che questo mondo è finito perché era troppo piccolo rispetto al mondo della globalizzazione. Nella fattispecie di Mediobanca, allora, c'è in finanza il mercato primario e il mercato secondario. Il mercato primario è quello del collocamento dei titoli che vengono, diciamo, emessi per la prima volta. Mercato secondario sono i titoli che sono già sul mercato e vengono scambiati. Più il mercato secondario è importante, più hanno ragione quelli che comprano e vendono i titoli. Più il mercato è primario, più hanno ragione gli emittenti. Allora, gli emittenti a tempo emettevano azioni ordinarie, privilegiate e a risparmio, con dei multipli piuttosto elevati, che venivano collocati attraverso il sistema delle agenzie delle tre banche di interesse nazionale. Quindi loro emettevano le azioni con un prezzo tale, per cui venivano emesse meno azioni, che di conseguenza facevano sì che quelli che controllavano le imprese riuscivano a controllarle senza dover aumentare la propria quota, perché gli aumenti di capitale erano fatti con un numero di azioni molto basso per i prezzi alti che c'erano, e quindi il controllo continuava ad esserci. Va bene? Quindi tu avevi un mercato primario in Italia che consentiva l'emissione di poche azioni perché i prezzi di emissione erano alti. Il 90% del mercato primario italiano era controllato da Mediobanca. Dopo arriva la globalizzazione, tutto questo mondo finisce. Nasce con i fondi comuni, la prima cosa, cioè tutto un processo finanziario tale per cui questo vecchio mondo di poteri, diciamo così, come posso dire, non evidenti, viene meno. Questo è il grande cambiamento. Io l'ho vissuto tutto, ma non è solo qui.
Perché se noi passiamo dal mondo privato, allora diciamo che le intenzioni erano buone, erano quelle di forzare l'industrializzazione italiana, ma il sistema con cui tu pensavi di forzare l'industrializzazione aveva tali e tanti limiti che questa storia non ha funzionato perché non è stato in grado di innovare in misura sufficiente. Cosa succede? Aspetta, aspetta, Succede. se posso, vedo un pattern ricorrente nel sistema italiano, c'è un pattern gattopardesco, tutto deve cambiare affinché nessuno di quelli al potere cambi fondamentalmente, cioè quello che tipicamente succede, io parlo nel mio settore che è quello informatico, se io guardo gli ultimi 30 anni, quasi nessuno dei grandi colossi che ora esistono esistevano 30 anni fa. Non c'era Amazon, non c'era Facebook, non c'era Twitter, non c'era nessuno di questi. Apple c'era, ma era una cosa molto più piccola. Forse c'era, ma l'unico che c'era forse era Microsoft, e certamente non c'era Google. E molte aziende che sono nate per essere dei super leader poi sono state spazzate via. L'esempio classico è Sun, che all'epoca era un gigante, e poi è stato assorbito da Oracle, e ora di fatto è un marchio, ma non esiste più come azienda indipendente. Ecco, questo tipo di processi in cui grandi aziende vengono spazzate via, mi permetto di usare una definizione di Michele, no, di Michele, una definizione di Schumpeter della distruzione creatrice, cioè Adesso di Michele non esageriamo, Di Michele, di cioè Schumpeter. che Michele usa probabilmente parecchio, che a partire da lui, di distruzione creatrice. Questo fatto in Italia invece non succede mai. Cioè, lì io una battuta che facevo è: si possono fare tutte le riforme del mondo, basta che chi ha i soldi in questo momento continui ad avere, in Italia continui ad averceli. Poi il resto non è, poi si può cambiare tutto quello che volete, ma questo fatto deve essere preservato. Ecco, questo sistema in cui le solite famiglie devono avere gli agnelli, devono restare gli agnelli, tanto per fare l'esempio scemo, no? È uno di quei, e se vuoi, quello il limite più grosso che io vedo in tutto questo processo che tu hai descritto, cioè che è un fatto che alla fine è chiuso su se stesso. Sono d'accordo, aggiungo l'altra parte, che è quella relativa al debito pubblico. E questa è interessante anche questa. Allora, in origine il debito pubblico viene collocato presso il sistema bancario, il quale sistema bancario è controllato dal potere politico. Quindi il potere politico dice alle banche di comprare il debito pubblico. E quindi il debito pubblico riesce a essere incanalato senza particolari problemi. Tenete poi conto che l'apertura dei mercati non c'era, cioè i mercati erano sostanzialmente chiusi, i mercati internazionali. A questo punto, come facevi a giudicare la bontà del debito pubblico se tu eri tenuto a comprarlo perché il tuo azionista voleva che tu lo comprassi? Non c'era modo di avere giudizio di una cosa del genere. Poi cosa succede? Che da questo sistema per cui il debito è comprato dalle banche che sono controllate dal sistema politico, il sistema politico emette debito e le banche controllate dal sistema politico lo comprano e quindi il debito è, come posso dire, non giudicato, cioè il principe non ha alcun tipo di giudizio critico che lui possa far cambiare idea. Naturalmente quello che succede è che questo debito che viene collocato non è che sono i politici cattivi, perché è un meccanismo che è legato alla crescita dell'intervento dello Stato come Stato sociale. Per una parte lo Stato sociale cresce con la raccolta delle imposte, per cui non crea deficit. A un certo momento in poi chi paga le imposte frena, le imposte non crescono più, ma cresce la spesa e si crea il deficit. Breve termine. Ci vogliono circa 3 ore per fare tutti i passaggi, ma questo è il succo. Ne abbiamo Però ne parlato, ne abbiamo parlato, ne abbiamo abbiamo parlato. parlato. Cosa Sì. succede? Succede che dalle banche che comprano il debito emesso dal settore pubblico, perché le banche sono controllate dal settore pubblico medesimo, si passa al debito sottoscritto dalle famiglie, per una parte. Ora cosa succede? Che questo debito dà un tale rendimento, i famosi BOT al 15%,
come dire, nessuno può pensare di non sottoscriverlo. Ci sono dei rendimenti pazzeschi e ancora una volta il principe non è giudicato. Prima non era giudicato perché diciamo così, i suoi fattori compravano il debito, successivamente non è giudicato perché i suoi servi della gleba erano talmente ben pagati per la sottoscrizione del debito che nemmeno qui veniva fuori un giudizio di merito del principe. E a quel punto è evidente che con dei tassi di interesse come quelli che facevano crescere il debito, tu non avresti avuto un sistema equo, perché le generazioni successive avrebbero ricevuto un debito molto più alto e quelli che intanto incassavano il debito un giorno, avendo interesse sul debito, un giorno avrebbero dovuto pagare il debito, se questo era eccessivo, ma se tu evadevi, e allora chi guadagnava erano gli evasori senza figli, perché i loro figli non avrebbero pagato il debito e più tu evadendo non avessi pagato le tasse successive. Questa è una cattiveria, ma rende l'idea. Io una volta l'ho detto in pubblico, mi volevano ammazzare, ma io continuo a pensare che era un mondo di evasori senza figli, quelli che ci guadagnavano, tutti gli altri ci rimettevano. Dopodiché cosa succede? Viene presa la decisione di aprire la finanza. La finanza delle azioni viene aperta nel 1990. Fino al 1990 tu per comprare azioni estere dovevi versare un deposito, per cui del 30%. Quindi immaginati te quanto potevi guadagnare già depositando il 30%. Quindi era un mercato chiuso. Viene aperto il mercato delle obbligazioni, poi arriva l'euro, una storia tira l'altra, quello che succede è che a questo punto il principe è giudicato dai mercati, mentre prima non lo era. Quindi c'è una suddivisione del potere, cioè allontaniamo dall'autocrazia, perché il potere politico non si compra più il consenso delle banche o dei risparmiatori, perché le prime non possono che fare così, i secondi sono, diciamo così, ricevono dei rendimenti talmente elevati che non possono lamentarsi. Diventa un problema giudizio che gli arriva da persone che professionalmente studiano queste cose. Cioè non è la zia che compra la botta al 15% perché si sente furba. No? Allora, quello che accade in Italia, diciamo con gli anni 90, è proprio questo. Cioè finisce il monopolio privato di Mediobanca, per le ragioni dette prima, il quale monopolio finanziario di Mediobanca faceva sì che il sistema industriale fosse ingessato. Il mercato finanziario italiano si apre, a questo punto arrivano tutti gli operatori internazionali, Mediobanca non è più un monopolista ma è uno dei tanti operatori. Il sistema finanziario privato per finanziare gli investimenti, d'accordo? Ora, dal punto di vista di un anglosassone estremista e aggressivo, andatevi a spiegare il sistema delle azioni a risparmio non convertibile o dei trattamenti di fine rapporto. No? Ecco. E intanto, passando alla finanza, questa è la finanza privata, passando alla finanza pubblica, noi ci troviamo in una situazione in cui il principe a questo punto è sottoposto al giudizio dei mercati. Quelli che vogliono il sovranismo, arriviamo alla polemica politica, quelli che vogliono il sovranismo in realtà vogliono il ritorno del principe non giudicato. Cioè la preminenza dei mercati finanziari nel giudizio sul debito pubblico è una suddivisione del potere. Del potere. No, permettimi di sottolineare questo aspetto, cioè questo non è, quando si parla di preminenza della politica sull'economia in Italia, quello che si ha in mente è esattamente quello che sta descrivendo Giorgio in questo momento, cioè il politico fa il porco comodo suo e al cittadino, che in realtà è un suddito, tocca metterci la toppa fondamentalmente. Siamo esattamente nella situazione, se vi ricordate, di Mister Magoo che va in giro senza sapere esattamente dove va, e c'è il povero nipote che cerca di mettergli l'asse davanti per evitare di precipitare, e precipita lui al posto suo fondamentalmente. Cioè quello che quando parliamo di prevalenza della politica, stiamo dicendo che la politica vuole essere priva di responsabilità e priva di giudizio tecnico sul proprio operato. Questo è un punto che io credo sia assolutamente fondamentale. Sì, quindi tutta sta, come posso dire,
tutta questa, questo, come posso dire, questa idea del mondo che fu, no? Alla fine, se il mondo che fu era quello che vi ho raccontato, l'idea di rivolerlo è come rivolere il gettone telefonico invece del telefonino. Cioè tu rivuoi un mondo che è incapace di innovare e vuoi, in privato, e vuoi con giornali che dicono a Guardini, e un mondo pubblico che, in cui il principe fa contenti i propri blocchi elettorali senza pensare alle compatibilità di sistema, che poi alla fine diventa che altri ci rimettono, eccetera, via dicendo. Quindi non c'è bisogno di essere, diciamo così, nostalgici di questo mondo, come spesso alcuni sono. Forse, una spiegazione possibile, io a 17 anni ho girato l'Italia in autostop per un mese con 50.000 lire. Quindi, a questo punto, io posso essere nostalgico, ma non dell'Italia che fu, ma dei miei 17 anni. E allora qui si confonde l'Italia che fu con l'Italia della propria giovinezza. Il primo bacio, la Vespa. In realtà l'Italia era quella roba là nel mondo privato e nel mondo pubblico era quella roba là. Poi ci sono quelli che non erano né il privato che vi ho raccontato io né il pubblico che vi ho raccontato io, che è tutto quell'altro mondo che era fuori da questo giro. Un pezzo di questo mondo era rappresentato dalla Democrazia Cristiana, tutta la Brianza, per dire, d'accordo? Ma c'era anche tutto un altro mondo che era rappresentato da questo mondo qui, non è che portasse dentro tutti. La pensione è uguale agli ultimi 10 anni, ma se non fosse stata una cosa di pochi, tu non avresti, l'INPS versa 16 milioni di pensioni, di cui 8 milioni senza versamenti. Quindi non era così. Cioè, se tu eri un operaio della Fiat, avevi la cassa integrazione, avevi questo, avevi quello, ma se tu eri un operaio di una fabbrica veneta con 5 dipendenti, non c'era niente che ti proteggesse. Eh? Quindi non è che era un mondo di protezione, era un mondo di protezione per chi era protetto e tutti quanti gli altri, ciucciù. Se non fosse così, tu non avresti avuto nemmeno quel mondo dove le poste continuavano a assumere gente perché non si creava lavoro in meridione, era una specie di reddito di cittadinanza alla fine, l'assunzione alle poste, no? E così via. Quindi non era un mondo così bello come si tende a raccontare, perché si confronta il mondo di oggi non col mondo reale di ieri, ma con un mondo immaginifico, privo di contraddizioni, in cui tutti sono felici e suonano il flauto, osservando il tramonto. Non è così. E basta, tutto questo discorso io ve l'ho fatto per dire che attenzione, a non pensare che il mondo di ieri fosse un mondo che non aveva, diciamo così, una sua complessità strutturale, organizzativa, e questa cosa qua non era la migliore delle combinazioni, tant'è che poi è finito tutto, sia sul debito pubblico sia sugli investimenti privati. Ha funzionato? Sì che ha funzionato. Ha funzionato fino a un certo punto, e questa è la parte finale del discorso. Finita la guerra, tu importavi la tecnologia dall'estero e importavi una manodopera che richiedeva poca qualificazione per far funzionare la tecnologia importata dall'estero. I salari crescevano molto meno della produttività, le esportazioni italiane erano significative, gli introiti delle rimesse dei migranti erano significative, e questo era un mondo abbastanza semplice da governare, perché tu avevi, diciamo, non avevi il problema della società sofisticata, avevi il problema di far lavorare della gente semi-analfabeta con dei macchinari non troppo complessi da usare. Tant'è che questo sistema salta con gli anni 60, poi con gli anni 70. Quindi il sistema ha funzionato, diciamo così, per dirla da economisti, fino a un certo punto, che è quello della trappola del reddito, meglio. No, fino a un certo punto ha funzionato. L'Italia cresceva del 5-6% l'anno, questo, quello. Ma questo è ovvio, è cresciuto come la Cina, o addirittura anche come l'Unione Sovietica ai tempi di Stalin.
tu avevi l'urbanizzazione e di conseguenza avevi il cambiamento di contadini in operai con macchinari che facevano crescere la produttività dismisuratamente. Nello stesso tempo nelle campagne un trattore valeva 100 muli e quindi dava da mangiare a tutti. E via andando. Questo mondo finisce, questo mondo della crescita facile, per cui è anche sbagliato comparare un politico degli anni 50 con un politico degli anni 70-80, perché per gli anni 50 era più facile. E questo mondo finisce, finisce lentamente, comincia a dare i primi colpi nel 62, 63, 64, ma va avanti, continua, ha un momento di gloria negli anni 80, con gli anni 90 comincia a cambiare tutto perché si aprono i mercati e si sono aperti per una scelta del potere politico, e questo gli va riconosciuto. Dopodiché intorno al 2000 finisce tutto. Finisce tutto nel senso che non ci sono più le grandi imprese private, non ci sono più le grandi imprese private e il debito pubblico deve piacere a chi professionalmente si occupa di investimenti e non più della zia Pina che lo deve comprare. E questo sarebbe il disegno. Io avrei finito. Rispondo alle domande. Fammi fare un commento e poi guardiamo un attimino le domande. Un paio di commenti. Il primo, quando descrivevi il processo di compiacimento del grande capo verso l'alto, questo è un fenomeno noto, cioè, si chiama sindrome Snafu addirittura, e viene dalla guerra in Vietnam fondamentalmente, perché nella guerra in Vietnam c'era, diciamo, immagina come l'offensiva di cosa, no? Tu c'è il sergente dei Marine, fa l'attacco e di 15 Marine del suo plotone gliene muoiono 8 fondamentalmente, no? Perché vai contro i Vietcong, c'erano le trappole, eccetera. E cosa devi dare la notizia al tuo comandante, però se gli dici che ti sei perso 8 Marine, quello ti dice, ma sei il cretino, non hai capito niente, non ti promuovo. Allora migliori la notizia, gli dici che ne sono morti 6. Il tenente c'ha lo stesso problema, dice, ho ordinato 5 attacchi, 3 sono andati di cavolo, eccetera. Allora, e quindi da questo attacco, da un disastro iniziale, è diventato, quando arriva agli alti comandanti, è diventato uno straordinario successo militare. E quindi la sigla SNAFU, che era una sigla molto cinica, era Situation Normal All Up, fondamentalmente. La situazione è normale, tutto va da far schifo, che però è un problema reale, cioè, ed è il problema delle grandi organizzazioni, ma in realtà di tutte le organizzazioni, che è quella di far arrivare le notizie cattive in modo tempestivo per poter prendere i correttivi necessari. E l'altro commento è un po' quello di dire, è un po', se vuoi, un proseguimento di quello che suggerivi prima. È riuscita l'industrializzazione? Ovviamente sì. Il punto è che si continua a immaginare che quella sia stata un'età dell'oro in tutti i sensi, quando in realtà è stata semplicemente un'età in cui molti di noi erano decisamente più giovani di adesso. C'è un pezzo bellissimo sul libro che si chiama Radici, di un professore di antropologia greca che si chiama Maurizio Bettini, parla un po' di... E una delle cose che dice è che bisogna stare molto attenti a confondere la nostalgia con l'analisi sociologica, che mi sembra esattamente il problema. Stiamo immaginando, semplicemente ci ricordiamo quanto stavamo bene quando avevamo 15, 16, 20 anni e pensiamo che quello fosse un mondo straordinario. In realtà è un mondo abbastanza schifoso, se non per l'aspetto, diciamo, economico, se non per l'aspetto economico, anche per l'aspetto sociale magari. Se... Sì, poi c'erano dei costumi, diciamo, che adesso ti imbarazzerebbero, battutacce, diciamo, maschilisti, cioè c'era anche tutto questo. Mi ricordo quando andavo al liceo nell'86, si faceva la battaglia per far diventare la violenza sessuale un reato contro la persona e non contro la morale. E io mi ricordo i politici che dicevano che no, che doveva restare un reato contro la morale, perché se no...
se la violentata poi perdonava l'uomo e decideva di sposarlo, poi no, questo diventava un problema. Cioè, ma erano i politici che facevano questi ragionamenti e la gente non gli sparava, non gli andava sotto casa a sparare, il che suggerisce che Ma c'era ampio consenso sull'argomento. non c'è Quindi, vabbè, dubbio, però infatti, infatti. andiamo fuori, andiamo lontani lì. Vediamo un po' di domande, vediamo un pochettino cosa c'è. Allora, comincio un po' a risalire indietro. Allora, qui abbiamo una domanda sugli amici che ho citato prima. Gli Agnelli Sene Bip dell'Italia, a parte la Juve, i loro interessi? Secondo me sì, tant'è che non c'è. Cioè, loro, come dire, l'operazione, come si chiama? L'amministratore delegato che ora è morto e che ora non mi ricordo il Marchionne. cognome, Marchionne, era esattamente questo: era prendere gli interessi degli Agnelli, portarli fuori dall'Italia, globalizzarli e renderli completamente indipendenti. Operazione perfettamente riuscita. Marchionne era un manager globale che ha fatto perfettamente questa operazione. Infatti, voi avete più sentito parlare della Fiat in Italia. Io, no, cioè, si parla giusto della Juve, ma poi non si parla di praticamente di nient'altro. Dal Non punto so di cosa. vista loro, la cosa ha funzionato, nel senso che hanno preso attraverso la Chrysler Jeep, poi si sono, che è una cosa come dire, significativa, sono alleati con Peugeot, quindi hanno protetto tutte le loro attività, in più sono diventati il principale azionista dell'Economist, che è ben altra cosa rispetto a un giornalaccio italiano, e quindi dal punto di vista loro non è che hanno sbagliato. Il problema è che noi continuiamo a ragionare in chiave di economia nazionale. Però se tu non ragioni con i tuoi interessi, che sono quelli di avere 100.000 operai a Mirafiori, questi non hanno sbagliato perché sono andati incontro a un mondo globale. Potresti dire che potevano investire meglio a fare delle automobili migliori, per cui potevano non avere bisogno di fare l'accordo con Chrysler, questo sì, ma lì torniamo al discorso di prima. Se non hanno fatto delle auto migliori perché pensavano di poterle vendere nel mercato italiano comunque. E lì c'è un'altra parte che adesso vi dico in 2 minuti, e che era l'idea dello scambio col potere politico. E cioè tu costruivi gli stabilimenti dove il potere politico te lo chiedeva, per ragioni sue, di consenso. In cambio ti proteggeva, quindi tu alla fine non avevi un vero incentivo a fare delle grandi automobili, perché le automobili erano protette dal potere politico a cui tu facevi il favore di aprire le fabbriche dove te lo chiedeva. Quindi ancora una volta, mi spiace se sono liberista, però ancora una volta la mancanza di concorrenza o di competizione fa sì che poi alla lunga perdi, che è il contrario di quello che la gente comune pensa. Cioè era un mondo di protezione che ha rovinato la fabbrica. Questa seconda era sul commento appunto sul discorso della narrazione che esisteva della narrazione di cui parlavi del potere economico da parte dei giornali, e questa penso poi rispondere te, ma. No, ma era vero che l'Italia era un paese industrialmente importante, lo è ancora. Quindi in Europa, dopo la Germania, è il paese che ha più industria. Per cui non è che non c'era, attenzione. Noi qui stiamo parlando di una cosa che non sono le medie imprese italiane iperefficienti, perché queste erano fuori dal giro. Cioè non è che l'imprenditore che si era inventato il macchinario per fare i gelati a Bologna era adulato dall'Espresso. Qui stiamo parlando del mondo delle grandi famiglie, il Salotto Buono e questa cosa qua, che aveva il controllo delle grandi imprese. E questo è un universo che, come dire, è finito. L'economia italiana è un po' più di questa cosa, tant'è che ancora adesso è un'economia industriale importante. Ma perché è importante? Perché c'è tutto un tessuto di imprese a bassa rappresentanza politica e a rappresentanza mediatica, se si tolgono i giornali di provincia che parlano bene di loro, no? Quindi il meccanismo c'è sui giornali di provincia, no? Però se voi togliete, diciamo così, il sistema delle imprese medie e grandi, che è fuori dal mondo del Salotto Buono, queste sono sopravvissute, tant'è che l'Italia
è un paese di esportazioni industriali significative e un'altra misura, questa la fa l'ONU, le Nazioni Unite, è chiedersi, come dire, il potere di acquisto delle esportazioni. Allora, per fare un esempio e capire di cosa si tratta, per comprare una BMW i greci devono esportare 56 tonnellate di feta, quindi hanno delle esportazioni deboli perché devono esportare tantissimo per avere un'unità di un bene di qualità che loro non sono in grado di produrre. Misurando in questa maniera la quantità di esportazioni per unità di importazioni, viene fuori che le esportazioni italiane comprano sempre più importazioni, che vuol dire che sono salite di livello. Io non sto dicendo che l'Italia è un paese finito, io sto dicendo che quel mondo è finito. Questo, diciamo, risponde anche a questa, un po' a questa domanda. E io qui do una risposta iniziale. E un po' l'ha detto Giorgio, il problema di un sistema meritocratico è che il sistema delle medie imprese italiane ha un'ottima efficienza economica, ma una bassissima capacità di rappresentanza politica. Per tanti motivi, per motivi che non è banale analizzare, ma diciamo, Liberi Oltre nasce un po'. Non diciamo per parlare a quel tessuto economico efficiente che sembra non capire che se il paese gli crolla sotto i piedi, poi alla fine può essere efficiente finché ti pare, ma non resti in piedi, fondamentalmente. È così, è così. Poi sul sistema meritocratico vorrei dire una cosa che io trovo particolarmente interessante, che ho capito nei decenni, nel senso che ci ho messo tantissimo a capirla, questa storia qua. Ed è la seguente. Tu hai un sistema che difficilmente diventa meritocratico se non si espande, cioè se l'economia non cresce, il sistema non si espande verso settori nuovi. Se un'economia cresce ma all'interno dei settori esistenti, cioè crescono i settori esistenti, il PIL cresce. È un tipo di crescita, di sviluppo completamente diverso dal PIL che cresce perché ci sono i settori nuovi. Nei settori vecchi, questo l'ho visto di nuovo, by street, not by book, e tu facevi carriera fino a un certo punto. La facevi, il sistema era meritocratico. Da un certo punto in poi era di relazionale. Era relazionale, in un settore vecchio. Settore vecchio alla fine era relazionale, ma fino a un certo punto anche tu, povero bimbo, potevi fare carriera. Se nascono invece settori nuovi, questo sistema non c'è. Per esempio a Milano, voglio dire, un pezzo intero del 68 è finito a Mediaset con Berlusconi. Perché? Perché era un settore nuovo. E quindi non c'erano il cugino di Agnelli, lo zio di Cuccia, la sorella di Pasquale. Che era un settore nuovo. Quindi la meritocrazia si espande se si espandono i settori nuovi, altrimenti tende a non espandersi perché nei settori non nuovi, per quanto questi possano crescere, finisce che c'è il capitalismo di relazione. Quindi l'Italia può essere, può diventare un sistema meritocratico se si inventa settori nuovi. Io questo l'ho Questo, capito però molto in ritardo. no, Cioè, ma questo è assolutamente, se vedi, se nel mondo del software questo è assolutamente evidente, cioè è ovvio che io facevo sempre, racconto questa battuta, io per un certo periodo ho fatto il dottorando al Sant'Anna, Pisa, come ingegnere, e si parlava lì di progetti europei, di progetti di innovazione, di dove. Mi capitava di parlare con gente che discuteva dove allocare i fondi per l'innovazione in Italia, no? Perché si parlava di finanziare i progetti di innovazione. E una cosa che questi dicevano era dove dobbiamo mettere i soldi, no? E allora dicevano, vabbè, noi il treno, quello della tecnologia dell'innovazione di alto livello l'abbiamo passata, quindi non possiamo fare il nuovo macchinario nuovo, al massimo facciamo il macchinario per fare la mortadella. La citazione della mortadella era perché all'epoca c'era Prodi, quindi questo rendeva il fatto politicamente rilevante. Però il punto qual era? Dice perché? Perché tanto noi l'abbiamo capito che abbiamo perso il treno. Con l'esperienza ho capito che il noi non includeva me e altri sfigati come me, includeva noi classe dirigente, fondamentalmente. Noi classe dirigente abbiamo perso questo treno.
Quindi non ci possiamo infilare in quel settore e fare quel capitalismo di relazione che è il controllo. Quindi non abbiamo interesse a sviluppare quel settore rispetto ad altri settori dove abbiamo già i nostri interessi in place, abbiamo già le nostre relazioni in place e ci possiamo muovere. Ecco, questo secondo me è un modo di vedere quel mondo, è la mia piccola esperienza, ma credo che sia un Sì, po' il modo su non cui c'è dubbio. mondo. Ma anche perché diciamo, l'elite non riesce a inventarsi settori nuovi li inventano gli uomini nuovi, gli homines novi, cioè gli imprenditori sono quelli che si inventano i nuovi settori, non sono, cioè il nuovo settore, cioè Mediaset non può, non è pensabile che la possa inventare un Agnelli, se la deve inventare un Brianzolo come il Caballero o Berlusconi. Cioè, attenzione. Cioè, questi non controllano, questi credono di essere onnipotenti perché controllano un settore dato, ma l'economia ogni volta ha tensioni e esperienze innovative, le quali sono sempre legate a personaggi che non sono, quasi sempre, non sono dell'elite. Perché Allora, se sei rispondiamo un nell'elite altro. non innovi, te ne stai nell'elite e vai a Biarritz a mangiare la pizza. Allora, rispondiamo a quest'ultima domanda e poi direi che possiamo chiudere. Allora, Cassa Depositi e Prestiti ha oggi un ruolo affine alla loro mediobanca, in che misura sì o in che misura no? Secondo, per quello che capisco io, oggi Cassa Depositi e Prestiti vuole fare la vecchia IRI, vuole fare la vecchia IRI, la peggiore vecchia IRI, cioè finanziare le imprese più decotte possibili per motivi puramente politici. Punto. Questa è l'impressione, però questo ho visto da fuori. Non credo che possa essere paragonata a Mediobanca, se non altro perché il meccanismo diciamo che dava luogo a Mediobanca era come dire, non statalista. Cioè Mediobanca alla fine diciamo, difendeva la rendita della vecchia elite, ma non era statalista. Attenzione, usava i soldi statalisti, che erano quelli delle banche di interesse nazionale, ma il suo scopo non era quello di incrementare lo spazio pubblico, tant'è che questo gli va riconosciuto, sono stati un freno all'espansione del settore pubblico. Quindi non sono d'accordo, nel senso che la Cassa Depositi e Prestiti è un nuovo animale che capiremo un giorno esattamente che cosa fa. La sede a Roma è bellissima, però mi sembra un po' poco. Va bene, io direi che abbiamo concluso la nostra ora, penso che possiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito, siamo quasi 100, più di 180 persone e mi raccomando, come sempre, mettete i like, continuate. Piccola nota di servizio, vi ricordo a tutti quanti che è possibile andare sul sito di Liberi Oltre e rinnovare l'associazione, se la vostra associazione ha Liberi Oltre in scadenza nel 2022, potete andare sul sito e rinnovare. E direi che basta e ci possiamo salutare. Ciao a tutti e alla prossima.